fatto che la fede sia un dono. Certo, immagino sia vero perché me lo sento dire da quando ero bambina, però qualcosa che almeno al giorno d'oggi non è lampante, non è palese. La fede, parlo per me, ma immagino di parlare per molti della mia generazione, è uno sforzo, è un enorme sforzo, un enorme, appunto, un querere qualcosa che non c'è. Sembra un po' l'urlo del salmista: se Dio ci sei, rispondi, no? E forse anche per questo si è persa un po' quella che è la peculiarità cristiana, perché ad oggi è molto forte la domanda: ma qual è la peculiarità cristiana? Deve esserci qualcosa nella pratica cristiana che fa del cristiano un cristiano? Questa idea che la fede è un dono forse priva la fede anche di quella dimensione che è un po' lo sforzo, no? Ma allora bisogna capirci lì bene, perché il discorso è molto inquinato da quello che normalmente si dice. Allora, se si parla davvero di fede in modo serio, bisogna parlare su due piani di fede. Nota bene che nella Bibbia non c'è un termine che distingue fede da fiducia. I due vocaboli della Bibbia che dicono credere, ce ne sono due in ebraico, indicano a grandi linee la stessa cosa. Una indica aderire, l'altro indica stare saldi. E questo è un atteggiamento molto umano, espresso dalla fede e fiducia. Fede e fiducia è uno stesso termine. Per cui il cristianesimo ha sempre distinto la fides qua, la fede con la quale uno crede, che è la fiducia. Questa dipende totalmente da noi. Dipende da te, dipende da me. È la fede con cui io credo nella vita, credo agli altri. È un'attitudine umana che devo ereditare da quelli che mi educano e che devo nella vita costantemente esercitare e rinforzare. Se io ho fiducia in te è perché questa fiducia l'ho imparata dove? Beh, innanzitutto, ci dicono le scienze, l'ho imparata nel seno di mia madre. Oggi le scienze umane, io su questo ho fatto un corso con Tomati Alfred, questo medico francese che ha studiato tutta la vita intrauterina, ci dice che ci sono bambini che muoiono nel seno della madre perché sentono che la madre non li vuole, non possono mettere fiducia nella madre e muoiono. Molti degli aborti prematuri è quello. Quando noi nasciamo, se non c'è qualcuno che dall'altra parte ci prende tra le mani, ci tocca, ci fa respirare, noi soffochiamo, stiamo male, non ci sentiamo accolti, non abbiamo fiducia di venire al mondo. E noi abbiamo bisogno poi che quelli, nostro padre, nostra madre, ci diano un ambiente in cui noi abbiamo fiducia a crescere e che passiamo dalla fiducia in loro, dalla fiducia nella mammella di nostra madre, alla fiducia nel suo volto, alla fiducia nella vita, fino al giorno in cui cercheremo fiducia fuori del cerchio familiare, quando scatterà la straordinaria cosa dell'innamoramento. L'innamoramento è la grande molla che noi abbiamo, noi uomini, che non siamo in questo come gli animali, che hanno le stagioni e semplicemente viene il momento dell'accoppiamento e sento gli odori. Noi a un certo punto sentiamo che abbiamo bisogno di mettere fiducia fuori da dove l'abbiamo presa venendo al mondo. Questa è la fides qua. E guai se non c'è, se io non ho sta fiducia non cresco, non maturo. Se io non ho sta fiducia non ho relazioni con gli altri. Se io non ho sta fiducia non ti incontrerò mai veramente. Tu passi e non sei nulla per me. E nella mia vita incidi nulla. Se c'è questa fiducia umana, fides qua, Dio può innestare la fede come dono in Lui. Se non c'è questa fides qua, Dio può far nulla. Quindi
È vero che Paolo dice non di tutti è la fede, quindi la fede è un dono di Dio, ma questa fede deve trovare una fides qua, se non la trova non la dà. Non è possibile, non si attacca. Ma quando uno ha questa fede umana, che è ciò che conta, se poi non ha la fede in Dio, solo Dio può giudicare. È perché l'ha rifiutata? È perché Dio non gliene fa dono? Chi lo può dire? Io posso dire che la mia grazia è stata in una famiglia in cui mio padre non era credente, era ateo, mia madre era cattolicissima, ma mio padre mi ha dato gli insegnamenti che mia madre non mi ha dato perché è morta che avevo 8 anni, ma mi ha dato gli insegnamenti migliori, più che cristiani. Ma lui non ha avuto questo dono della fede, non ce l'aveva. Aveva un'ostilità verso la Chiesa, verso i preti, che lui mi diceva sempre: qualunque cosa Enzo, ma non farti prete, perché questa è la disgrazia più grossa che non può succedere. E lei l'ha ascoltato, peraltro. Metà, metà. Ma per dirti, io mi interrogo perché non aveva fede. Noi non possiamo dare un giudizio: questo non aveva la fede perché Dio non gliel'ha data o perché lui non l'ha rifiutata. Questo ci è interdetto e la scrittura ce lo dice. Ma ciò che porta a salvezza non è la fede, è quello che si fa nella vita. Gesù ci ha detto che nel giudizio il regno no sarà: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, non mi dirà ma tu eri credente o no. Quindi la salvezza non c'entra. Ma la fede che cos'è? Che durante questa vita tu hai una specie di malattia, te lo dico con un sufi, il quale diceva: colui la cui malattia è Gesù non guarirà mai più. A me piace molto. Sai la preghiera che faccio sempre? Io nei momenti più della giornata e più impensati ripeto sempre, quando devo pregare, un versetto dello Shabbat Vaca: fa che il mio cuore bruci nell'amare Cristo Dio, fa cutarde ascromeum in amando Cristo Dio. E che cos'è una malattia? Io ti dirò, ti posso arrivare a dire che Dio è una parola molto ambigua per me, insufficiente, e ho molti dubbi se lui c'è o no, adesso che sono vecchio. Te lo dico, spero di non ferirti, ma c'ho un tal amore per Gesù Cristo che sono convinto che se lui ci credeva ci posso credere anch'io. Come Dostoevsky, anche Dostoevsky diceva questo. Per me è importante questa cosa. Per cui, cosa cambia nella mia vita la fede? Mi dà la speranza della resurrezione, mi dà la speranza che di là ci rivedremo, mi dà la speranza che l'amore è la parola più forte della morte, che chi non è credente, chi non è cristiano non ha. Io, standogli vicino, spero di comunicarglielo, senza fargli troppe parole, perché si sprecano lì le parole. Io non devo convincere te della resurrezione, ma da come mi vedi vivere, come mi vedi sperare, se vuoi capire, capisci, se non capisci fa niente. Intanto camminiamo insieme. Ma la differenza è veramente questa fede in Gesù Cristo. Io sono molto colpito di Teresina del Bambino Gesù. Sapete chi è Teresina? Di Lisieux, no? Teresa di Lisieux, sì. È una grande santa per la mia generazione, poi fu fatta santa negli anni 50, diventò un grande modello in tutte le chiese, tu vedi l'immagine di Santa Teresina con le rose. Era una carmelitana morta a 22 anni, fisica, e una donna straordinaria, ha lasciato degli scritti che sono tra i più belli, infatti il Papa l'ha proclamata dottore della Chiesa. E quando lei sta per morire, la madre, la priora carmelitana, il medico gli dice: difficilmente farà la notte. Lei allora va da Teresina e dice: Teresina, è venuto il giorno, stasera verrà lo sposo, verrà Gesù Cristo, finalmente vedrai Dio, guarda che gioia, guarda, preparati, tutto è pronto, adesso ti diamo l'Eucaristia,
gli aveva già data l'estrema unzione, il coraggio, si contenta, sai, era la spiritualità così. E Teresina gli fa: madre, io non credo più. La madre ti immagini, perché Teresina era già santa in vita, l'avevano già fatta santa in vita. È stata una cosa fino all'Ottocento straordinaria. Madre spaventata e dice: ma cosa dici? Cosa dici Teresina? E lei si gira verso il muro e dice: Gesù, comment je vous aime, quanto io vi amo. E poi è morto. Vedi, anche la fede, quanto in noi a un certo punto la fede viene a mancare e supplisce l'amore. Sai, Marcel diceva, l'ho letto oggi, diceva: se uno ama qualcuno è come dicendogli ti amo, è come se gli dicesse tu non morirai. Ed è vero, tu non morirai quando dici tu ami a qualcuno. Ma nella nostra vita, al di là del credere, a un certo punto c'è l'amore. E l'amore va più in là. Dov'è che tu definisci fin qui è credere, poi ci viene la speranza, poi c'è l'amore? L'amore copre tutto, è ben più forte delle altre cose. Resterà solo l'amore, delle tre virtù. Eh sì, è quella che resterà. Noi vediamo che così è. Fa difetto anche la fede, ma il problema è l'amore. In quel senso, secondo me, è importante quel versetto dello Sabbath Mater: facu tarde ad cor meo, men amando Cristo Deo, perché è il nocciolo, è l'osso del problema.